www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. La rivolgo a tutti e tre, visto che siete tre giramondo, no? Perché tra François che ha fatto Francia, Azerbaigian, Algeria, Massimo la Turchia, Fefè la Polonia, Russia e quant'altro, io volevo avere da voi un feedback sull'atteggiamento delle giocatrici in palestra. Se è vera questa cosa qua, che le atlete straniere hanno un altro tipo di disponibilità e che l'allenatore è visto anche con un'altra, con un altro occhio all'estero. Ma secondo me i tempi stanno cambiando, probabilmente 20-25 anni fa in Turchia c'era un po' sicuramente questa più visione dell'allenatore. Io ho visto anche squadre maschili ad esempio che hanno delle volte prima dell'allenamento si mettono in fila, salutano l'allenatore, vanno via. Adesso non lo so più. A livello femminile io ti dico onestamente ho trovato veramente tanta disponibilità e probabilmente c'è bisogno un pochino più di, non di essere severi, però di chiedere un pochino più, perché appunto c'è un po' questa abitudine, ma questo è un po' dovuto a tutta la situazione, penso, culturale, politica probabilmente del paese, che c'è un po' l'abitudine, non dico essere comandati, essere guidati, eccoci, diciamo così, essere guidati un pochino in maniera un po' più decisa. E forse il rischio, se non lo fai, c'è il rischio che venga visto un pochino come una debolezza, no? Il fatto dell'aspettarti magari da loro determinate situazioni, da non dover obbligare in certe situazioni, da non dover per forza intervenire magari in certe situazioni, c'è l'abitudine a questo, per cui se non lo fai c'è, ovvio, rischi di vedere come non è disponibilità, ma diventa debolezza. Quindi forse quello un pochino, però io ti ripeto, io ho lavorato molto bene, non ho avuto mai assolutamente problemi, per cui non vedo, eccoci, non vedo in generale delle grandissime differenze, non ho visto delle grandissime differenze. Poi ogni gruppo ha una sua storia, poi anche lì c'è il discorso delle straniere e secondo me ecco, il rapporto può darsi che forse un pochino più particolare con le straniere, nel senso che si aspetta veramente tanto dalle straniere, come probabilmente anche in Italia, noi da italiani lo viviamo molto, per cui le straniere vengono viste, eccoci, come un punto di riferimento molto importante. Non è neanche tanto per il discorso economico, perché tranne alcune che veramente guadagnano veramente tantissimo, anche le top player turche guadagnano forse di più delle giocatrici straniere, anche magari un po' più forte di loro, per cui per il discorso appunto del numero di giocatrici in campo, per cui quello non esiste tanto, però la giocatrice straniera viene vista gioco forza come un punto di riferimento non solo dalla società, ma anche dalle compagne di squadra. Dal punto di vista tecnico, lavoro fisico, non vedo grosse differenze, anche perché io, da un conto, magari sarebbe andato, come mi era capitato l'occasione all'inizio degli anni del 2000, e ci sono andato 15 anni dopo, quasi 10 anni dopo, secondo me già c'è una determinata cultura di lavoro, anzi c'è disponibilità anche a lavorare anche tanto. Questo forse è così, forse questo è stato un po' la mia difficoltà a far capire sul fatto di quanto sia più importante magari tante volte la qualità che non la quantità del lavoro, perché ci sono allenatori turchi che magari lavorano tanto, magari con metodo, non dico discutibile, però magari non così efficace come il nostro. Allora le ragazze, invece di allenarsi magari due ore, allenarsi solo 2 ore poteva sembrare all'inizio, però dopo, vedendo l'intensità, lo capiscono. Sul lavoro dei pesi non c'è mai stato nessun grandissimo problema, tranne che appunto molte ragazze, secondo me, quando sono andato io era già iniziato un po' il periodo, soprattutto la squadra dove è andato Giovanni Guidetti, allenatori italiani, così. Dopo, quando sono andato io, cioè, si iniziava un pochino già a sviluppare la cultura del lavoro anche in sala pesi, per cui ho sempre trovato molta disponibilità, assolutamente. Fefè, tra nazionali e club in giro per l'Europa? Sì, la mia esperienza, chiaramente posso parlare per il discorso della Russia e della Polonia.
devo dirti che come esperienza il ruolo proprio l'allenatore, come visto nei posti dove sono stato io, Russia e Polonia, viene visto con come una figura molto importante, centrale. E forse nasce anche da questo il discorso un po' di rispetto, forse che può essere intravisto, insomma, in certi atteggiamenti, ma certamente in Italia questo non ha lo stesso valore. Parlo chiaramente non di tutte le società, non di tutte le realtà, è chiaro. Però se dovessi dirti che la figura dell'allenatore, come visto in Russia e come visto in Polonia, come visto in Italia, ti direi che in questi due paesi ha una figura un pochino più centrale, importante. Cioè io quando ho fatto l'esperienza in Russia non si muoveva foglia, ma di niente, se prima non passavano dall'allenatore, ma anche di cose che sinceramente non mi interessavano, non me ne fregava assolutamente niente, che non erano secondo me importanti per il lavoro, ma tutto doveva passare dall'allenatore. E questo in tutte le situazioni, anche quelle che uno per esempio non voleva, le due persone che avevano la suite, le trasferte, il presidente e l'allenatore, cosa non richiesta da parte mia, assolutamente non me ne frega assolutamente niente, no? Ma già questo mi fa capire come loro vedono la figura dell'allenatore, cioè dopo il presidente vedono quello che è l'allenatore. È chiaro che questo è una cosa che fa piacere, ma allo stesso tempo poi è il prezzo che paghi di conseguenza tutte se le cose, diciamo, non vanno bene, perché chiaramente se le cose non vanno bene sono tutte rivolte al 100%, diciamo, su di te. E in Polonia hanno uguale un grande rispetto anche del discorso del ruolo centrale. Come ruolo centrale non parlo su situazioni che poi a noi non interessano, di struttura, di società, parlo proprio come ruolo in quello che serve per costruire una squadra, allenarla, tutto quello che si crea attorno all'allenatore, che può gestire l'allenatore. Su questo lì al 100% comanda l'allenatore, ed è questa una cosa buona. In Italia non è sempre così, non è sempre così, ci sono interferenze, ci sono situazioni particolari. Chiaramente non parlo della Lube, nel senso che sicuramente le società, quelle diciamo un pochino che hanno più qualità anche organizzative, insomma, sono una cosa diversa, però parlo in linea generale. Sui giocatori, la loro mentalità è un po' come, diciamo, Max, quello della quantità, no? Nel senso che sono stati abituati sempre a fare molto lavoro, sulla qualità insomma facevano un pochino fatica a fare cose più corte ma con qualità. E mi ricordo che una delle prime cose che avevo notato è che io avevo scritto allenamento sul programma dalle 5 alle 7:30, mettiamo così in orario, no? E mi ricordo che forse uno dei primi propri allenamenti vedevo che i giocatori verso la fine dell'allenamento guardavano verso l'alto, no? Stavamo facendo un po' di battute a ricezione, guardavano verso l'alto, ma che caspita state guardando, gli ho chiesto e mi hanno fatto segno, guarda che sono le 7:30, cioè tu hai scritto dalle 5 alle 7:30 e quindi loro hanno detto ah sì, sono le 7:30, avete ragione. Chiaramente il giorno dopo gli ho dato il programma con scritto l'inizio dell'allenamento, cioè si inizia alle 5. Allora mi hanno chiesto ma non c'è scritto quando finisce, e infatti non c'è scritto e non si sa quando finisce, non si sa, non ve lo faccio sapere. Questo è per farvi capire un po', poi lavorano, no? Stanno lì, ma hanno questo tipo di mentalità. Se fosse stato scritto dalle 5 alle 9 non c'era problema, tu andavi fino alle 9, 4 ore, c'è scritto e facciamo. Poi vabbè, la Polonia è da quel punto di vista anche con i giocatori più simile all'Italia, come mentalità in generale, no, abbastanza simile, anche perché ha avuto diverse influenze. Gli allenatori italiani, diciamo, ce ne sono stati tanti in tutte le nazionali, sia nel maschile che nel femminile, e anche allenatori, diciamo, li possiamo considerare italiani, perché Castellani, Lozano, insomma, li possiamo considerare come allenatori quasi italiani, diciamo. L'unica cosa che mi sento di aggiungere, perché condivido quello che è stato detto, io ho notato molta differenza in base alla nazionalità, nel senso che credo che per chi è di passaporto turco e vive in Turchia, chi è di passaporto italiano
E il fatto di giocare già nella propria nazione è vissuto, chiaramente non sempre, come punto d'arrivo nei paesi dove la nazionalità non è importante, per esempio Romania e Francia. Essere francesi non porta nessun plusvalore a un giocatore e quindi loro sognano di venire in Italia. Per farlo è chiaro che hanno una disponibilità e una voglia al lavoro, perché hanno questo sentimento di voler arrivare, e per loro arrivare è giocare nel campionato italiano. Un periodo di passaggio, cioè se faccio molto bene qui posso auspicare di andare a giocare in Turchia, in Polonia, in Italia. La disponibilità era totale. Questo sommato al fatto, come diceva Feffè, che l'allenatore è al centro totale del progetto, per il giocatore non c'è mai il momento in cui viene messo in discussione il lavoro del tecnico, in quanto il tecnico è stato insignito di quel ruolo e come tale è deus machina di tutto quello che si muove. Quindi trasferte, appartamenti, macchine, tutto passa dall'allenatore. Io sono in coppia di alcune email, ho chiesto anche infatti quest'anno al club di togliermi, perché ricevo le email di qualsiasi cosa. Perché comunque è come se in qualche modo loro aspettano il tuo sì, anche sì, se sì, il giocatore deve cambiare la lavatrice, perché comunque tu devi essere informato di, ecco. L'aspetto molto positivo è questo del fatto che hai un ruolo veramente principale e quindi non avverti mai questa sensazione di precarietà che vivi molto spesso in Italia. Poi giustamente Fefè diceva, poi quando si perde l'allenatore paga, ma quello paghi anche dove non hai le responsabilità, paghi anche dove il presidente ti fa la squadra, paghi anche dove non hai avuto voce in capitolo, paghi ovunque. Quindi alla fine diciamo che gli aspetti negativi si assomigliano molto. Ci sono in alcune situazioni alcuni aspetti positivi, come quelli appunto della disponibilità. Allo stesso modo è anche vero che molte volte non hai la qualità per lavorare come si fa in Italia, dove il livello dei giocatori, il livello dello staff, il livello logistico è straordinario, e quindi poi permette anche te allenatore di avere un livello di allenamento e di lavoro molto molto più importante. Io ho avuto questa impressione che in Italia l'allenatore viene messo in discussione dai giocatori, mentre all'estero, per il semplice fatto che tu sei l'allenatore, il giocatore non si sogna nemmeno lontanamente di mettere in discussione. No. Questo no. No, assolutamente no. Okay. No. Questo no, no. Per tutto il mondo... Può darsi che 30 anni fa, forse c'era questo. Però magari nella testa loro lo pensavano uguale, poi magari non lo dicevano. Però adesso c'è un rapporto, eccoci, magari uno ci pensa un attimo, ma anche in Italia, onestamente, io ho tanta gente che, voglio dire, che ti manda, che poi magari puoi non essere d'accordo e dopo ne parli tranquillamente, però no, onestamente, questo io onestamente non l'ho vissuto, ti dico la verità. Ho avuto forse la fortuna di aver anche allenare la nazionale turca, in cui c'erano giocatrici che in pratica tutte erano allenate da allenatori italiani, quindi c'era una determinata abitudine anche a parlare, a scambiarsi le opinioni. E poi magari c'è sempre il solito discorso che si fa sempre, che con le ragazze è un po' più difficile, devi andarci sotto un pochino di più rispetto che con gli uomini, però non lo so se questo è vero, tra l'altro, però no, ti dico onestamente non l'ho sentita, eccoci, nell'esperienza che ho avuto. Io ti parlo solo della Turchia, però onestamente c'è un grande rispetto dell'allenatore, c'è una gran voglia di lavorare, poi ci sono dei giorni che anche loro hanno voglia, come tutti gli esseri umani, può succedere, però se c'è da mettere tra virgolette in discussione qualcosa, inteso nel magari dire oh, ma perché facciamo questo, perché non proviamo a fare questo, io ho avuto il piacere di avere modo, eccoci, di chiacchierare, di spiegare, anche perché tante volte, forse per come sono fatto io, mi piace anticipare, nel senso che mi piace spiegare, eccoci, il perché si fa una cosa e il perché non si fa, e questo penso che sia sempre apprezzato. Poi uno può essere d'accordo o meno, però ti dico, eccoci, se quella è la domanda, ti dico onestamente, io non l'ho vissuta, cioè non vedo la differenza, eccoci, quello che voglio dire, non vedo la differenza. Anch'io devo dire che questa cosa qui non esiste. Tra l'altro i campionati dove sono stato io comunque sono campionati che credono comunque e aspirano ad essere più forti di quelli italiani, nel senso che il campionato russo, puoi immaginare i russi, no? Quanto sono orgogliosi, i polacchi comunque hanno vinto i mondiali, quindi il mondiale, cioè ti trovavi comunque in una realtà, mi trovavo
perché non si sente inferiore a niente, ma a parte questo, i giocatori e le giocatrici di tutto il mondo, secondo me, capiscono se un allenatore sta dicendo una cazzata o sta allenando in un certo modo, non lo sta dicendo. Poi è vero che forse in alcuni ambienti, e questo dipende molto anche dall'allenatore, se crea un certo tipo di comunicazione o se non la crea, in certi ambienti hanno la possibilità di esprimersi in modo chiaramente educato per dirti delle cose, in certi ambienti o a certi allenatori non permettono niente, per cui loro non ti dicono niente in faccia, ma te lo fanno capire in tanti modi, insomma, voglio dire, non è, ma penso che se un allenatore sta facendo qualcosa che non va ai giocatori, sta facendo, loro non sono tanto d'accordo, penso che ci sono tanti di quei segnali in tutto il mondo che dove vai te ne rendi conto, diciamo. Io vorrei aprire adesso, se è possibile, l'angolo del luogo comune, nel senso che si dicono delle cose su di noi, alcune sono date per scontate, intanto sono curioso di sapere in che misura sono vere, ma soprattutto voglio sapere in che misura poi voi le viviate, no? E io ho un luogo comune su Fefè, che è quello che è l'uomo delle regole, che gli piace mettere molte regole, e quindi tanto la domanda è se è vero, così almeno o sfatiamo un luogo comune o lo confermiamo, e la domanda successiva chiaramente è e come le vivi e che valori gli dai. Prima puoi fare anche la mia intanto, così ci penso la risposta. Sì, falla. Dai che sono curioso. No, sto scherzando. Il luogo comune su Massimo, così intanto prepara la risposta, è che è un ancelottiano, quindi che lui comunque ha la capacità di trovare in tutte le situazioni le più disparate il dialogo con i giocatori. Noi che facciamo per esempio camp estivi ormai da una vita, non ci è mai capitato di trovare i giocatori che parlino male di Massimo. Si dice sempre che Massimo comunque è una persona che col dialogo riesce sempre comunque ad avere un ottimo rapporto con i giocatori. Quindi da lui la domanda sarà intanto se questa cosa è vera e poi come costruisce questo rapporto così positivo con i suoi giocatori. Perfetto. Vabbè. Allora, io che ho le regole non ho dialogo, Dopo è chiaro, no? No, ma questa delle regole, certo che è limitante, mi sembra abbastanza limitante. Se si uno deve pensare a me, non è che mi sono offeso, dico che è limitante, come è anche limitante pensare solo che Massimo c'ha solo dialogo e basta, voglio dire, è chiaro. Però è interessante, cioè è limitante da come l'ho detto io, ma è interessante perché è vero che io credo che in un gruppo, chiaramente come è normale che sia, c'è bisogno di regole, c'è bisogno, nel senso che ognuno di noi ha un'idea di come far andare le cose, compresi i giocatori e soprattutto i giocatori quelli più importanti, ma ci sono delle cose che vanno fatte non per la libertà individuale ma per il bene della squadra. Cioè le regole che io metto hanno sempre un fine, la squadra, cioè il bene della squadra. Non sono tante, nel senso che può darsi i primi anni ce n'erano qualcuna in più, così, ma facevo anche l'allenatore giocatore, sai, voglio dire, il nostro è un mestiere anche di esperienza, di fare le cose, controllarle, cambiare, sistemare, eccetera. Ma in generale i principi e le regole che gestiscono, che vivono nel mio gruppo, quelle più importanti ci sono sempre state, perché alla fine tu devi creare, diciamo, un percorso entro il quale si devono muovere i giocatori, non è che sono regole restrittive al 100%, sono delle regole nelle quali si devono muovere o non oltrepassare quei limiti. Certo che se qualcuno rimane impressionato perché io non faccio usare il telefono quando mangiamo, a pranzo per dire, che facciamo i pranzi o le cene, non glieli faccio usare i telefoni, lo spiego, come ha detto Massimo, lo spiego anche perché, cioè perché il problema non è mettere una regola, no? Ma per un allenatore è mettere una regola e spiegare il perché si mette questa regola. Il telefono non lo faccio usare perché in quel momento in una condivisione di gruppo, siccome comunque i telefoni adesso vengono usati in modo veramente eccessivo, non che non siano importanti, però quello, insomma, una mezz'ora, 40 minuti nel quale siamo tutti quanti in un gruppo, è una questione anche di rispetto e di approfittare un attimo di condividere quel momento lì tutti assieme,
perché i telefoni, come dico sempre io, avvicinano le persone lontane e allontanano le persone vicine. Se vedete delle scene, sono incredibili, cioè, stanno seduti accanto per delle ore senza dirsi una parola, che mi sembra una cosa veramente fuori dal mondo. Quindi in quegli spazi, quando siamo insieme, chiaramente di condivisione, non glieli faccio usare, mezz'ora, 40 minuti, all'inizio qualcuno non è un problema, qualcuno gli piace, qualcuno gli dice ma perché, cosa cambia, non è importante cosa cambia, gli spiego perché è un momento di condivisione, che invece che parlare di mandarvi dei messaggi o leggere qualcosa di una persona che sta a 100 km, scambia una parola con quel tuo compagno di squadra un attimo, che non stai neanche in camera, che lo vedi solo all'allenamento. E così, questo per dire una regola che poi non mi sembra una cosa incredibile, voglio dire, eccetera. Diciamo che dai, ogni allenatore gestisce, diciamo, a modo suo, quindi l'importante è che sia coerente e che spieghi il motivo ai giocatori. Io sono stato giocatore, a me gli allenatori che non mi piacevano e che mi non riuscivo a capire erano quelli che mi dicevano di fare una cosa senza farmi capire il perché. Poi io il motivo, se poi io potevo anche non essere d'accordo, ma se c'era una logica nella cosa che stava facendo l'allenatore, una motivazione valida, il giocatore alla fine, diciamo, l'accetta. È un modo forse di vedere la cosa, l'allenatore cercava di convincermi di quello, però gli riconosci un senso alla cosa che sta facendo, una coerenza. È chiaro che questa del telefono messa lì, o della puntualità, o del rispetto del compagno in un certo senso, quindi di mantenere dei canoni di comportamento di un certo tipo, hanno un senso se ci sono quelle, poi la stessa, diciamo, disciplina, la stessa coerenza si ha quando si allena, quando si sta in viaggio, quando si sta, cioè non è che uno non fa usare il telefono poi dopo, per dire, può tirare calcio ai palloni in faccia e non succede niente, che cioè ci deve essere una coerenza nel contesto che si crea, secondo me. E comunque la disciplina e le regole, quelle principali, secondo me in un gruppo ci devono essere, perché sennò quando le cose non vanno bene ed è un gruppo abituato a gestire la libertà, diventa un casino contenerlo. Ma ci deve essere anche la libertà, cioè disciplina e passione devono andare assieme, cioè disciplina e dialogo, come dici di Massimo, cioè le regole non significa che non ci sia dialogo o non ci sia un minimo di movimento all'interno di queste situazioni di espressione, ecco. Credo che è sempre quello, è trovare l'equilibrio, quell'equilibrio che è importante. Sottolineo solo il fatto che, visto che io per natura odio le etichette, e visto che a noi allenatori ce ne vengono assegnate tante e molte volte anche da gente che ci conosce poco, credo che adesso, parlando molto seriamente, l'angolo del luogo comune è molto importante, proprio perché delle volte raccontano di noi cose che o hanno sentito dire o che comunque hanno decretato in base a poca conoscenza. Quindi che credo sia anche un'occasione per raccontare, no, un po' di noi, proprio per spiegare che delle volte non siamo quello che a volte viene detto di noi. Io ho colleghi che non siamo solo quello. Non siamo solo quello. Sì, infatti è quello. Quando si dice infatti quell'allenatore vince solo con i giocatori esperti, quell'allenatore è un allenatore da campo, quell'allenatore è bravo in partita, quell'allenatore vince solo con i giovani, ma delle volte veramente sono etichette date da qualcuno e non si sa neanche perché. E allora è piacevole, no, comunque riuscire anche a raccontare come siete, come siamo. Io sono d'accordo su tutto. Secondo me chi dà tempo per dare queste etichette, perché di solito non vince molto e non combina tanto, e allora si limita a parlare, a limitare magari i successi di altri su una cosa che può essere più o meno importante, ma è abbastanza, penso che sia sicuramente importante, però in un percorso di diverse cose, nel senso di mettere le regole, parlare con i giocatori. Tante volte vengono messe delle etichette proprio per attaccare determinate situazioni che uno non sa raggiungere, uno non sa insegnare a pallavolo, non sa far vincere le squadre, allora si diverte a limitare quell'allenatore che lo fa, dicendo lui questo vince solo per questo. Poi dopo, se vai a vedere, uno dice vince con i giovani, poi magari ha vinto anche con altre giocatrici o viceversa. E poi tra l'altro, se uno vincesse solo con i giocatori esperti,
Se io fossi un presidente di una squadra, io lo prenderei sempre, perché non è che mi faccio dei grossi problemi. L'importante è questo gioco è vincere, non è che alla fine uno deve fare chissà che cosa, no? Io delle volte sorrido molto, adesso vado un po' a divagare, no? Quando si sente nel calcio di parlare di questi maestri di calcio, ogni tanto anche nella pallavolo, maestri di calcio, però stringi, quando non vinci mai, io non so quanto dia gusto, ecco, essere un maestro di calcio, forse è anche più facile così, perché se tu pensi che l'unica cosa è fare belle cose, far crescere, però non vinci mai, può anche essere più facile, se l'aspettativa è quella. A me piace sempre cercare di confrontarmi su una situazione dove alla fine devo vincere, come va, io devo vincere, perché ho un contratto per fare quello, per rispetto al mio lavoro e per chi mi paga, io devo vincere. Per cui vado su questo discorso qua del parlare con le giocatrici che non parlano mai di me, prima di tutto non penso che sia vero, nel senso che sicuramente ci sono delle giocatrici che con me non è che sono state entusiaste di come ho lavorato. Un giorno ho provato a fare un calcolo di quanti giocatrici ho allenato nella mia carriera. È matematicamente impossibile che non ci sia chi non è stato contento del tuo lavoro. Però sai, se tu ti poni in una maniera che spieghi perché è ovvio che chi non gioca non può essere contento, ci mancherebbe altro, però c'è un modo e modo per affrontare la cosa, no? Per cui tante volte spiegare un pochino il motivo è secondo me fondamentale. Poi io non è che sono un gran chiacchierone, non è che io parlo tanto, non è che a me capita di intervenire tanto, però forse per quello, magari non intervenendo tanto, tante volte basta una volta dire una regola, una volta spiegare davanti anche a tutto cosa si fa e come non si fa e il perché, può bastare, no? È un po' come coi figli, se ai figli gli dai 10 regole, 10 cose, dici sempre, lo fermi sempre quando fa una cosa, dopo alla fine non riesci a capire quelle che sono le due o tre cose importanti da fare. E con i giocatori secondo me è lo stesso, sia nel campo che fuori nel campo, secondo me il dialogo è importante, però delle volte si può arrivare anche a un piccolo scontro, non è successo, cioè non succede niente. Poi è ovvio che è normale che nel proprio lavoro bisogna, è ovvio, se si sta bene tutti insieme, tutto felice, tutto tranquillo, si è contenti, però non è lo nostro scopo. Il nostro scopo è quello di lavorare bene e di vincere. Secondo me ogni tanto ci sono stati forse allenatori, adesso non lo so più, ci sono stati forse allenatori che forse andavano un po' dall'altra parte, nel senso che sembrava che se non facevano star male i giocatori, se non creavano problemi alla situazione, se non creavano tensione in qualsiasi momento fuori, dentro, al campo, sembrava che non allenassero, sembrava quasi lo scopo era quello sempre di tenere sotto pressione i gruppi. E secondo me questo, da come vedo, mi vengono in mente qualche esempio e non è che alla fine ha portato a grandissimi risultati. Cioè, secondo me in tutte le cose ci vuole una via di mezzo. Io preferisco cercare, ma ripeto, io non è, poi se parli con le mie giocatrici, non è che io sto tutto il tempo lì, anzi, ripeto, probabilmente dovrei anche stare un po' più tempo a parlare. Probabilmente delle volte ho un po' troppa pazienza, eccoci, quello forse è un mio difetto, però invecchiando sto vedendo che sto migliorando in questo, la pazienza, si vede che c'è una percentuale di pazienza nella vita che dopo magari uno ce l'ha di più, però man mano sale, questa cala, quello mi accorgo che un pochino sta calando un po' di più, però ti ripeto, alla fine di tutto secondo me il rispetto te lo guadagni solo esclusivamente con i risultati. Risultati che non vuol sempre dire vincere, però risultati vuol dire un giocatore che vede, anche se magari è stato tutta l'annata sotto strossa, sempre boom 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 boom, però alla fine è migliorato, quel rispetto ci sarà sempre, magari non te lo dice, eccoci, perché i giocatori poi che ti dicono, è più facile che magari con certi allenatori, no, si leggono, oh, grazie a questo, grazie a quello, è difficile, è quello che ho scoperto io, che la gratitudine in quelle cose da parte dei giocatori non è facilissima e uno non se la deve aspettare, che non è quello lo scopo ultimo della vita, però secondo me c'è gente che lo capisce, giocatori che capiscono che col tuo lavoro l'hai fatti crescere e per quello sia che hai vinto che non hai vinto, alla fine hanno un buon ricordo di te, o soprattutto magari se passi con la macchina, passi mentre attraversi la strada, non, con la macchina non cercano di metterti sotto. Eccoci. Massimo, io mi ricordo quando hai vinto la Coppa Italia con Novara, no? Che il giorno dopo c'era questo articolo sulla Gazzetta dello Sport dove il giornalista riempiva di complimenti dal punto di vista umano. L'obiettivo del giornalista era elogiare le tue qualità umane. Quindi l'articolo era molto bello, però io da allenatore
come dici tu, l'ho visto quasi riduttivo. Ho detto, vabbè, ma la partita l'avrà preparata. Però ti dico, su questo fatto qua del riduttivo, io onestamente alla fine una cosa del genere è un complimento. Poi secondo me quando vinci, voglio dire, se uno pensa che Barbolini vince solo perché c'è un rapporto umano, De Giorgi vince solo perché mette le regole, no ti dico, buon per noi, perché continuano a pensare per quello, penso di stare avanti ad allenare. La nostra fama ci anticipa, quando cambiamo squadra e io arrivo, sanno già che ci sono le regole, si immaginano chissà che cosa, però non c'è bisogno, si tramandano, le leggende si tramandano. Alla fine quello che noi dobbiamo creare come allenatori è creare un contesto nel quale i nostri giocatori e giocatrici si esprimano al massimo, perché l'obiettivo dell'allenatore è far giocare bene la squadra, farla migliorare, farli stare bene nel senso di quello che stanno facendo insieme. Quindi ognuno trova la sua alchimia, le sue cose, ma poi alla fine è quello. Devi creare un contesto che sia coerente, perché poi la sensibilità di un allenatore è capire anche quando c'è bisogno di parlare e di non parlare troppo. Doug Bill lo diceva, il nostro mestiere è scienza e arte. E scienza e arte, la scienza è a disposizione di tutti, l'arte la impari, se sei bravo la impari velocemente, se sei meno bravo ci metti un pochino di più, ma la differenza alla fine non è sapere se metto una regola qua, se la faccio lì, ma quando metterla, come metterla, quando parlare, quando non parlare, se dire una cosa, se accelerare, se ritardare, se liberare, se lasciare andare. Questo non, purtroppo non lo trovi scritto da nessuna parte, lo impari allenando in base alla tua sensibilità e anche alle tue capacità, quello è la differenza. Vi siete mai trovati in una situazione, e se sì, come l'avete gestita, in cui la giocatrice o il giocatore, il fuoriclasse, il giocatore di cui non si può fare a meno in partita, si sia comportato male e quindi cosa faccio? Lo punisco? Rischio di mettermelo contro? Oppure faccio finta di non vedere, mi giro dall'altra parte? Ma capita sì, secondo me girarsi dall'altra parte diventa pericoloso, perché alla fine, no, dopo alla fine non c'è mai più un limite e soprattutto non è rispettoso nei confronti degli altri. Secondo me la cosa giusta è portare un attimino di pazienza, perché ognuno, ripeto, può sbagliare, ognuno c'ha il suo carattere, però soprattutto quando inizia a diventare limitativo, eccoci, e anche di poco rispetto, al di là, da una parte è un limite per la squadra, e dall'altra parte è un limite anche di rispetto per i compagni di squadra, allora secondo me lì conviene che l'allenatore, a me è capitato di farlo, prende questo giocatore una volta e gli dice stop, perché non è giusto, non tanto rispetto a me, ma rispetto alle compagne di squadra, questo non è giusto. Questo non è facilissimo, perché in questa situazione secondo me tu sei solo, perché non è che tante volte la società lo fa, perché la società magari, sai, se c'è un giocatore che ti mette per terra quei 30-40 punti, magari per due partite non lo fa e fa qualche cavolata, dice domani gli parlo, adesso basta, rotto, no, adesso gli parlo, poi nell'altra partita ti fa 35, ti fa vincere la partita e lì è difficile che qualcuno intervenga, andare a stigmatizzare magari determinati comportamenti. Secondo me è giusto che l'allenatore lo faccia, perché l'allenatore lo deve fare, poi ripeto, cioè, lì sta un pochino a quello che diceva Ferdi, no? Al tatto anche, nel senso che uno può anche portare pazienza una volta, due, a vedere, dopo basta, perché se no dopo basta. A me onestamente è sempre bastato parlare una volta, non perché chissà che cosa, però perché tante volte i giocatori magari non è per cattiveria, lo fanno anche perché magari non capiscono determinate situazioni, e quando li metti di fronte al rispetto verso gli altri compagni e gli fai semplicemente la domanda, dici, ma se questo si comportasse come te, tu che faresti se questo si comportasse come te, per dire, no? Una domanda che mi sembra la più logica del mondo, e a me è sempre bastato, eccoci, riuscire a parlare
a parlare tranquillamente e dire basta, stop, questo è uno stop. Però capisco che può essere difficile, però alla fine non è che per quella partita in più che vinci dopo ti vai a creare dei problemi che alla fine pagherai, perché dovresti vincere sempre. E poi alla fine, perché poi sai, i giocatori sono tanto bravi, ma forse, eccoci, forse a livello, questo forse a livello femminile succede un pochino meno che a livello maschile. Magari a livello maschile c'è un po' più, è un po' più facile che dentro uno spogliatoio qualcuno gli dica oh stop, fine. Poi Ferri non so se me lo dirà, confermerà questo, sì, no? Sì, ma a livello femminile magari un po' più pochino più difficile, è successo, io ho visto che è successo, però succede sempre un attimino dopo, sempre un attimino forse più tardi di quanto non dovrebbe succedere. Però venendo alla risposta finale, secondo me è giusto che l'allenatore questo lo gestisca, è giusto l'allenatore che parli, secondo me è più giusto farlo una prima volta in separata sede, non davanti agli altri. Se questo diventa difficile può anche essere fatto davanti agli altri, sicuramente ha un maggior peso e sicuramente anche... Però sai cos'è? Che farlo davanti agli altri, secondo me, sembra quasi che vuoi far vedere per forza agli altri che tu, cioè lo fai quasi per affermare il tuo potere, per affermare... E invece, a parte che gli altri lo imparano, se tu parli con un giocatore lo imparano assolutamente. A me non piace tantissimo, se proprio non mi fanno girare le scatole su cose, farlo davanti a tutti... Può sembrare anche che vuoi assolutamente far vedere che, e tanto i giocatori devono sapere, lo sanno che tu non sei d'accordo su questo. E se tu parli, se cambi un determinato atteggiamento, vuol dire che hai fatto bene a farlo. Qui entriamo molto chiaramente nella gestione, nella sensibilità delle cose, anche se secondo me ci sono dei principi, come sempre. Per questo dico le regole o quello che vogliamo chiamare i nostri principi sono importanti, portarli sempre avanti. È chiaro che la domanda che hai fatto, il problema che hai, è una cosa che capita a tutti e è sempre capitato a tutti. Io normalmente in quelle situazioni me la faccio io una domanda, no? Se intervenire o non intervenire è comodo o è utile, cioè sei, come hai detto tu, che ti sei dato una risposta a un certo punto, hai detto ma che faccio, sto zitto, perché poi questo è il giocatore più importante, poi forse amico del presidente, poi e quello sarebbe una situazione comoda, non dire niente in quella situazione, per dire. Forse sarebbe più utile fare qualcos'altro invece, no? E quindi la domanda che mi faccio, che mi divide, cioè dire, intervenire, fare una cosa è più comoda, nel senso che è più facile, o è più utile? L'utilità è sempre nel rispetto del lavoro che stiamo facendo e della squadra, e questo già dovrebbe aiutare. Poi c'è anche un discorso di personalità, nel senso che è chiaro, i giocatori, Massimo lo sa, le giocatrici, soprattutto quelli più esperti, ci mettono continuamente alla prova da questo punto di vista, soprattutto nelle fasi iniziali, vogliono anche capire e vedere tante volte fin dove possono arrivare e quello che possono fare come loro atteggiamento. È chiaro che la mancanza di rispetto non può essere, non puoi fare finta di niente. Il rispetto è l'ancora dei rapporti umani. In una squadra non può mancare il rispetto fra i giocatori, fra le persone che ci sono, perché se no non si inizia neanche. Di che parliamo, di tecnica, di che, se manca proprio il rispetto delle cose, è difficile anche iniziare a fare qualsiasi discorso, no? E quindi se si capita qualcosa di così, bisogna fermarla, sì. Ah, se lo fa il giovane, se lo fa l'anziano, se lo fa eccetera. Poi sono d'accordo con Max che le modalità di intervento, ecco, qua entra la sensibilità, l'esperienza di ogni allenatore, perché ci sono giocatori che se tu gli impatti di fronte agli altri in un modo duro, ottieni molto meno, rischi di fare dei danni più grossi che richiamare un attimo la situazione e poi casomai riprenderla dopo con calma e cercare di far capire la situazione. Ci sono giocatori invece che vanno trattati proprio duri e allora reagiscono in un certo modo. Questo sta alla sensibilità e alla conoscenza che abbiamo dei nostri giocatori. Però è chiaro che se c'è qualcosa di veramente importante va stoppata, viene fatta con la squadra, davanti alla squadra va stoppata, poi il modo e quello che succede dopo può variare. E l'altra cosa
che nasce anche un po' da quello che diceva Massimo, è capire perché un giocatore si comporta così. Quindi significa prenderlo e parlargli e capire, perché se una persona fa qualcosa c'è un motivo, adesso che sia un motivo giusto o sbagliato, quella è una cosa che si vede, ma una motivazione ci deve essere. Se noi le vogliamo cambiare idea, dobbiamo intanto capire perché ha fatto questa cosa, perché se noi a prescindere andiamo e parliamo di qualcosa, capire il perché. Delle domande e capire qual è il motivo, perché si comporta in quel modo e qual è l'utilità di questo comportamento nei confronti dei compagni della squadra, perché poi bisogna portarli a ragionare, soprattutto quando hanno degli atteggiamenti che non sono consoni al lavoro, al rapporto con i compagni, al rapporto con la squadra, al rapporto con le situazioni. E anche la capacità, soprattutto di quegli giocatori importanti e esperti, del controllo delle reazioni. Perché quello è anche un aspetto importante, cioè noi facciamo uno sport dove devi saper controllare le reazioni in campo, e se tu non sei capace di gestire questa cosa qui, quando arriverà il momento difficile durante la partita in campo eccetera, è un problema. Insomma, la domanda, diciamo, è interessante, è una cosa che capita a tutti, però bisogna sicuramente intervenire, la modalità di intervento sicuro non va lasciata andare, secondo me. Non devi far finta di niente, perché con chi come noi fa i playoff e arriva alla fine, se all'inizio dell'anno succedono queste cose, fai finta di niente perché questo è un giocatore importante, ti ritornano indietro nei momenti più importanti della stagione con gli interessi, in un momento dove tu non potrai più cambiare niente. Quindi man mano che succedono queste cose vanno affrontate e superate. Il dubbio atletico è quando questa situazione qua si presenta, magari faccio un esempio, alla vigilia di una partita importante, e quindi io per essere coerente dovrei privarmi del giocatore o della giocatrice nella gara. Ma tu non lo puoi risolvere con lui e le compagne senza privarti di questa cosa qui? Cioè non è che l'unica soluzione sì. È non farla giocare? No, cioè, okay, non è che se lei poi non gioca hai risolto il problema. Ti dico, okay. Adesso no. Nel senso che non è che se tu dici questa si è comportata male, quindi tu adesso non giochi, non è che l'hai risolto il problema, anzi rischi di non avere la parte tecnica di questa giocatrice, e in più il problema rimane comunque ugualmente. Quindi è vero che sarebbe meglio non prima di una partita che succedessero queste cose, perché ci sono altre cose da prepararsi, no, per fare, però non è detto che il tuo intervento debba essere: allora, fatto che sei comportato male, adesso domani non giochi, così impari, la prossima volta stai più attento. No, non è detto che sia questa di privarsi. Adesso non lo so cosa pensa Massimo, però no, sono d'accordo. L'affronti anche davanti alla squadra, casomai con lei, e l'importante è che lei cambi questo atteggiamento, e anzi la partita diventa un'opportunità per dimostrare questa cosa qui. Potrebbe anche essere. Perché facendo così rischi di penalizzare magari proprio gli altri compagni di squadra, capito? Però ci sono anche le compagne che ti dicono: lei può permettersi di fare quello che vuole perché tanto gioca. Non è vero, ma è chiaro che se questa lo fa per tutta, se te lo fa la prima volta, non penso che tu, se ti dicono una cosa del genere, perché evidentemente tu gli hai permesso di farlo non una volta, ma 10 volte. Se succede una volta, la prima volta, dove tu devi comunque intervenire, non penso che dicano una cosa del genere, anzi vedono che tu stai cercando di affrontare la situazione, ma non è che è detto che la conseguenza deve essere per non far giocare una giocatrice, un giocatore importante deve aver fatto qualcosa di grosso, nel senso che, cioè, ma molto, molto, molto. A voi non è mai capitato? Sì, ma certo che è capitato, sì. Ma voglio dire, non è che si arriva come primo pensiero, il pensiero è non farlo giocare per punizione. Il primo pensiero è intanto stabilire che questo limite di là non vai. Secondo, capire perché intanto stai facendo così, far vedere alla squadra che c'è un intervento di correzione di questo aspetto qui, nel rispetto di tutti, e si va avanti.
se dovesse succedere e tu poi lo fa la seconda volta e non intervieni, lo fa la terza e non intervieni perché dici, mo vabbè, mo se no succede un casino, cioè, allora è finita lì, eh. Poi dopo non la recuperi più. Se il fatto di non giocare, tenere fuori una giocatrice o prendere una cosa importante come decisione è perché si arriva ad un limite eccezionale, secondo me. Tutto il resto è normalità in un gruppo. Io adesso non lo so, Massimo, cioè, no, nelle donne, no, com'è, ma negli uomini ci sono conflitti continuamente, cioè, non è che si vive all'acqua di rose, cioè, ci sono tante cose da registrare, di personalità, di situazione, e devi stare lì a sistemare giornalmente queste situazioni qua e indirizzarle verso, sempre dico, la squadra, verso quello che serve alla squadra. Sono d'accordissimo, anche perché secondo me stiamo confondendo situazioni di massimo professionismo con ragazzine magari under 16, under 18, nel senso che secondo me a livello giovanile questo problema è un problema che appunto alla prima, ma alla seconda già finisce, cioè già non può andare avanti, anche perché noi a livello, che ne fa, ti faccio un esempio, a livello professionale a me è successo una volta, che non so, una giocatrice porta la maglietta, sbaglia a portare la maglietta, non ha la maglietta per entrare in campo in trasferta, no? Ok, il segnale non è un gran segnale, no? Di concentrazione, di attenzione e così via, però io onestamente io la faccio giocare, anche se l'ultima delle riserve la faccio non giocare, perché dovrei fare lo stesso con anche la prima delle titolari. Io la faccio giocare, se c'ho bisogno gioca, se non c'ho bisogno non gioca. Dopo sarà la società che però deve dargli una mazzata giusta in base alle regole che ci sono nella società per determinati errori, che non è portare le paste, perché purtroppo c'è sempre qua a portare le paste. Io sento di portare le paste, io non mangio mai, non so, è così, se portiamo le paste però non mangiamo mai le paste, però deve essere la società che dà una bella mazzata e finisce lì, e quello serve, e non è tanto per dare un esempio, ma perché è giusto così, cioè, se uno fa anche la seconda volta il doppio, perché non esiste una cosa del genere, che uno dimentichi la maglietta. Può succedere, però questo non deve andare, secondo me, a pregiudicare quello che è. Un altro discorso, secondo me, è a livello giovanile. Un conto è magari su problemi di atteggiamenti con i giocatori, con i compagni, così, che come dice Ferdi, purtroppo non è tutto rose e fiori. Io ho avuto delle squadre, dei gruppi, di giocatrici che anche in nazionale magari stavano insieme 4-5 mesi all'anno, arrivavano, che non dico che non potevano, però non è che si stava tanto tanto bene, però si gestivano le cose, si andava in campo, si vinceva e tutti contenti, perché alla fine anche i giocatori sopportano di più determinate situazioni quando alla fine si vince e così via, e fan parte del gioco, come dice Ferdi, purtroppo sono situazioni che non è che uno può pensare di vivere in un mondo tutto rose e fiori. Ci sono le situazioni, altre sono le situazioni, tipo dico, ti faccio questo esempio di questo, che uno dimentica la maglietta e così, non è che io non la faccio giocare, magari mi risolve, fa una battuta, mi fa vincere la partita perché le altre giocatrici devono pagare un errore suo, però dopo gli arriva una multa che dopo glielo racconta lei alle altre compagne, quello che ha pagato di multa per essersi dimenticata la maglietta. Una discriminante che farei è anche come il gruppo vive l'atteggiamento di questo giocatore. A me è successo che se il gruppo vive in maniera negativa gli eccessi di qualche giocatore, anche dovesse essere il top player, un intervento molto deciso di solito porta anche a una reazione molto positiva del gruppo squadra. Altre volte invece anche comportamenti un po' eccessivi da parte del campione, se vengono ben vissuti dal gruppo, a volte viene vissuto in maniera più negativa l'intervento dell'allenatore. È sempre una gestione di leadership, no? Per vedere chi ha il pomello del comando. Però delle volte è anche importante, secondo me, leggere come il gruppo vive questo giocatore. Sì, sì, beh, questo è vero, ma infatti qui, sai, lavoriamo sempre su delle situazioni che possono cambiare da gruppo a gruppo, ma ci deve essere una coerenza dell'allenatore, una credibilità dell'allenatore ci deve essere. È quel tracciato che dico io, no? Che mettiamo, come mettiamo delle regole, mettiamo un tracciato di comportamento, di rispetto. In questo tracciato devono andare tutti, che sia il massaggiatore e sia il giocatore più forte che hai, devono stare all'interno di questo. Quando escono, non vanno richiamati, cioè al di là adesso se poi la squadra comunque sa che questo giocatore è forte, va bene, lì è esagerato,
però comunque lui deve stare all'interno anche, deve stare all'interno, le modalità di intervento. Io intenderei la credibilità di un allenatore, secondo me, è quando ha un comportamento coerente con tutti. Cioè, quando un allenatore è coerente con tutti, al di là poi se sia un po' più burbero o meno burbero, parla di più, parla di meno, ma è coerente con il grande campione, con l'ultima riserva, sempre con la stessa chiarezza, lo stesso rapporto, le stesse cose che chiede, allora ha una credibilità che è difficile da scalfire, diciamo, o da mettere in difficoltà, no? Certo, per fare questo devi essere una persona che sa quello che vuole, anche se la inventa giornata dopo giornata, che ha un'idea abbastanza chiara del percorso che deve fare e che naturalmente lo porta avanti, che conosce bene il suo mestiere tecnicamente per dare risposte, tatticamente conosce bene lo sport, conosce bene tutto, in modo tale da essere una persona che comunque quando fa una cosa è abbastanza chiaro, diretto e ha una coerenza. Tanto gli allenatori sono tutti, siamo tutti un po' diversi uno dall'altro, no? Però alla fine io sono diverso da Massimo, però lui ottiene grandi risultati, io sono riuscito a vincere. Bernardinho è un tipo di, esternamente almeno, di comportamenti in un certo modo. Siamo tanti, diciamo, diversi. Cosa può darsi ci sia di simile? La coerenza nelle cose che facciamo, forse. La conoscenza degli aspetti di gestire una squadra sotto questi punti di vista tecnico. Allora, fondamentalmente bisogna, ognuno che deve trovare una sua strada e che quella deve essere una strada che deve cercare di portare avanti. Poi con gli anni, come è capitato a me, insomma, voglio dire, gli angoli, gli smussi, i sistemi delle cose, è impossibile che rimani sempre lo stesso con le stesse convinzioni o anche con gli stessi metodi su alcune cose, ma sui principi che senti, le cose vere che senti, sì, sei quello. Poi forse le fai in un modo differente, no? O con una differente, li proponi in un modo differente, li cambi, le smussi, eccetera, ma le cose generali, secondo me, importanti rimangono. Poi sono quelle che è difficile che il giocatore ti scalfisca, capito? Cioè, tanto voglio dire, con i giocatori gestire un gruppo e così ci trovi quello bravo, bravissimo, io non lo so, Max, quanti ne hai avuti tu, insomma, ma in un gruppo ce ne sono un paio, due, tre che non ti preoccuperanno mai per come si comportano, quello che fanno, ma tutto il resto ci sono. Poi ci sono chiaramente quelli, a volte alcune annate ti capitano dei gruppi un pochino più complicati, difficili, però devi, secondo me, essere, credere in quello che fai e saperlo, insomma, adattare anche a delle situazioni. Massimo, per concludere. No, ma io, guarda, sono d'accordissimo. Questo della, non so se l'avevo detto prima, questo fatto della coerenza è una cosa molto importante, quella è molto importante ed è molto apprezzata anche dai giocatori e dalle giocatrici, secondo me. Questa coerenza è fondamentale, perché è normale che già i grandi campioni hanno già altri interessi, a parte che secondo me bisogna delle volte anche cioè, la definizione di campione, grande campione, grande giocatore, tante volte è diverso, perché tante volte il grande campione, io onestamente di grandi campioni che creano tutti questi problemi, soprattutto di gestione o meno, non ne ha avuto tanti. Grandi giocatori, sì, può succedere. Però poi, secondo me, un po' la differenza tra grande campione e grande giocatore forse è proprio anche in questo, nella capacità del sapere gestire questa propria grandissima, magari, importanza che si ha all'interno di una squadra. Il grande campione magari sì, già, ce n'è già abbastanza, c'è il contratto migliore, tutte le TV, tutti i tifosi, così, per cui si sa, diciamo così, accontentare, e non ha bisogno anche di andare, capito, a voler esagerare quello che è la sua figura all'interno della squadra. Magari ci sono grandissimi giocatori che un pochino in questo peccano, però come dice Ferri sono giocatori che bisogna assolutamente farli giocare, non è che uno perché appunto c'ha un po', se no ci sono giocatori che non giocherebbero a pallavolo, se nella maschile e nella femminile magari sarebbe abbastanza difficile, però io penso che noi allenatori dobbiamo, è proprio una parte del nostro lavoro, è quella di sapere così gestire
le situazioni. Poi quando si dice gestire sembra quasi una parola brutta, nel senso che sembra quasi che si vada a fare qualcosa di sotterfugio, però gestire, ecco, gestire nel senso di avere la capacità di far sì che le cose vadano. Poi ripeto, non pensiamo che sempre le cose, anche nelle squadre che vincono, nelle squadre che vadano benissimo, anzi ci sono delle volte, ci sono dei problemi, ma ripeto, come in tutti i lavori del mondo, io sempre, cioè come in tutte le situazioni del mondo, non penso che ci sia un posto, una situazione dove tutto è perfetto, tutto viene. Poi è ovvio, quando vinci tutto passa, tutto si nasconde più o meno, però i problemi ci sono. E l'altra cosa, che io insisto su quello che diceva Ferdi, secondo me sono d'accordissimo, è che anche in questo, secondo me, noi allenatori dobbiamo pensare molto al fatto che noi dobbiamo insegnare a giocare a pallavolo, noi dobbiamo veramente fare di tutto per fare migliorare la squadra, sia dal punto di vista individuale, che secondo me è la base di tutto per poi farlo anche su una base di squadra, perché secondo me tante volte un po' forse ci si perde un pochino troppo sull'aspetto appunto psicologico, su come gestire, come fare, come non fare. Mettiamo davanti a tutto il lavorar bene in palestra. Io mi sento di dare, ormai ho una certa età anch'io, mi sento di dare un consiglio, no, agli allenatori più giovani, cioè, vediamo di lavorare bene in palestra, poi sì, questi problemini tanto ci saranno sempre, perché non è possibile andare bene a tutti, cioè è impossibile in un gruppo di 12 più lo sta 14 più lo... è impossibile andare bene a tutti, è impossibile, non esiste che si vada bene a tutti. Ci saranno dei momenti in cui uno sarà contro di te, in cui due non saranno d'accordo con te, in cui tu ci saranno quasi tutti che ti adorano, però appunto per quello insisto su quello che diceva Ferdi: se uno riesce a mantenere in un modo o in un altro, come suo carattere anche, senza dover forzare troppo quello che è il suo carattere, riesce a mantenere una certa coerenza nel comportamento, quello sicuramente è un grandissimo vantaggio. Accompagnato, secondo me, al fare vedere che il mio primo scopo è quello di insegnare pallavolo, di cercare di far migliorare la squadra per ottenere dei risultati. Perché mi sembra che tante volte si dia un po' troppo importanza all'aspetto motivazionale, all'aspetto psicologico, a come gestire qua. Sì, importantissimo, però è una cosa, e penso che anche dalla parola di Ferdi, che quella viene col tempo, viene con le situazioni, viene sbagliando. Perché quante volte, no, Ferri, avremmo sbagliato a gestire una situazione, dice col cavolo, che poi ci ricasca, poi magari ci ricaschi ancora, poi forse non ci caschi più. Alla terza però volta. Non è una cosa che si insegna, è così. Secondo me non è una cosa che si insegna, è una cosa che si vive, che si deve vivere. Però la base di questa deve stare dentro a essere coerenti e cercare di lavorare il meglio possibile. Perché se si sta già a pensare bene, a lavorare il meglio possibile, già, secondo me, già tante cose per la testa te le toglie e lavori meglio. Fefè? No, penso che insomma Massimo ha chiuso abbastanza bene, diciamo, questo discorso. Io ho espresso, diciamo, il mio pensiero, e credo che il nostro sia un mestiere, intanto, e lo ribadisco pure io, di conoscere quello che stiamo facendo bene, quindi tutto quello che riguarda il nostro lavoro, e la parte poi di arte la si impara piano piano, mantenendo, ecco, la cosa che mi è piaciuta di Massimo, mantenendo la propria personalità. Cioè, nel senso che noi abbiamo fame, guardiamo, vogliamo conoscere come uno, come gestisce, come fa, perché è giusto che sia così, anche per avere degli spunti, delle idee, ma alla fine dobbiamo mettere la nostra persona, il nostro modo di essere, non possiamo cambiarci. Trovare nel nostro modo di essere la cosa più efficace per quello che stiamo facendo, perché così saremo coerenti e sinceri. Cioè, questa cosa qui i giocatori e le giocatrici la guardano tantissimo, cioè se vedono un allenatore capace, coerente, può anche sbagliare come tutti, perché sbagliamo come tutti, ma apprezzano le persone così. Chiaramente vanno in confusione quando vedono un allenatore che sembra che voglia fare il Velasco, il Bernardino, il che ne so, capito? Cioè, però lo vedono che non è così, è una persona diversa, o che va in difficoltà nel preparare un allenamento o affrontare un tema tecnico, un tema tattico, e quindi siamo più quelle cose, possono creare problemi. No, per me è stato molto interessante, per il fatto che siamo partiti dai luoghi comuni
e abbiamo finito portando la pallavolo nella centralità, quindi alla fine nel cuore del nostro lavoro, il cuore del nostro lavoro alla fine è la pallavolo, e la pallavolo è il centro di tutto, e forse questo dovrebbe abbattere molti luoghi comuni. Io credo che chi come voi ha raggiunto certi risultati in carriera è perché è riuscito a mettere soprattutto la pallavolo al centro del percorso, e poi dopo, come dicevate giustamente voi, con le proprie individualità è riuscito poi a gestire tutte le varie situazioni. E forse sarebbe anche il caso quindi di abbattere molti di questi luoghi comuni. I grandi allenatori che hanno ottenuto grandi risultati forse l'hanno fatto allenando una grande pallavolo. Quello sicuramente, c'è prima questa capacità di conoscere, capire anche cosa serve alla squadra pallavolisticamente, tatticamente, fisicamente, cioè la diagnosi che si fa su una propria squadra per portarla ai playoff al massimo, e quindi come lavori al di là di tutte poi queste cose di gestione è importantissimo, perché se sbagli la diagnosi e lavori su delle cose che non servono, vedrai una squadra che quando arriva nel momento che conta non rende. Quindi la tua capacità di diagnosi nasce dalla tua conoscenza che hai della pallavolo, dei giocatori, della tecnica, della tattica, di quello che può servire, dei tuoi studi che fai anche sugli avversari, quindi per capire quali sono i punti forti, deboli degli altri, i tuoi. Qui c'è la pallavolo, c'è la giornata praticamente di lavoro, le giornate di lavoro, e poi trasmetterlo ai giocatori in campo con gli allenamenti, con tante situazioni che crei proprio per cercare di migliorare. Probabilmente, Massimo, come giustamente dicevi te, insomma, alla fine un bravo falegname, no, è molto bravo nel suo lavoro, e poi magari sarà bravo a gestire, a esporre, a vendere, a fare, però la cosa più importante è che abbia la manualità e le capacità per costruire qualcosa di bello, qualcosa di giusto. Sì, poi sottoscrivo quello che diceva Ferdi, proprio secondo me è l'ultima cosa che ha detto, è la sintesi proprio fondamentale del lavoro dell'allenatore: trovare le priorità del suo lavoro in base alla propria squadra, in base agli avversari, in base al campionato, in base al momento, e non è facile assolutamente. Per quello secondo me l'allenatore deve pensare molto a questo, perché non è assolutamente facile, non è facile perché cambiano gli avversari, cambiano i momenti, cambiano tante situazioni, per cui cambia la situazione all'interno della tua squadra, per cui quello di saper individuare sempre quelle che sono le due, tre priorità, secondo me è quella, è una cosa appunto, quelle famose cose che non è che si insegnano tanto, ma si apprendono sbagliando tante volte, e poi la comunicazione ai giocatori, che secondo me deve essere la più semplice possibile, perché tante volte quello che ci si perde un pochino noi allenatori è tante volte volere far vedere che ne sappiamo troppe, e dopo finiamo per rischiare di non fare capire anche delle cose che abbiamo giuste in testa, no? Io penso sempre che nel mio lavoro, almeno io, faccio sempre una sintesi di quello che devo capire io di una squadra avversaria, poi faccio la sintesi della sintesi di quello che devo dire ai giocatori. Perché devo cercare di semplificare il più possibile il lavoro a loro, perché è difficile, è molto 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 difficile il lavoro dei giocatori e delle giocatrici quando sono lì in mezzo, per cui se io riesco a avere l'abilità, la capacità di individuare quelle due o tre cosine da dire importanti, sicuramente alla fine sono molto più apprezzato che non magari portargli un foglio con 500 cose scritte giusto per far vedere che io le so, che le ho viste, che alla fine però non si sa quelle che sono veramente importanti. Quindi anche lì, nel messaggio ai giocatori, secondo me è fondamentale trovare la priorità di quello che devi comunicare, perché lo devono, quello però sì, quello su quello non ci piove, su quello però lo devono fare bene, perché sennò dopo diventa un casino. Allora, l'intero CDA di Coach Factor, ovvero io e Ciro, vi ringraziamo per il vostro tempo, ma soprattutto per tutto il valore che avete dato a noi, soprattutto, ma anche a chi ha la pazienza di ascoltarci settimanalmente. Grazie davvero per il vostro tempo in questo momento così difficile. Penso che insomma poter stare tutti insieme è una cosa molto molto importante. Ciro, ti lascio a te il saluto finale. No, io solo ringraziamenti, perché per me che vivo una pallavolo così molto più popolare, giovanile, eccetera, poter sentire i vostri racconti, le vostre esperienze mi accresce, per cui tra i quattro io sono quello privilegiato.
Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, vi faccio grazie. i complimenti al CDA. Avete creato un bel contenitore comunque di questa capacità, insomma, di ascoltare anche pensieri di tutti quanti. È meritevole. Grazie, perfetto. Ciao a tutti. Anche grazie. Ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti e buona Pasqua. www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.